A Bassa Romagna in Fiera, presso lo stand di Lega Coop, un incontro per conoscere le atlete della squadra finalista in Serie A Under 23 dell'Atletica Lugo Icel. Andrea Babini, presidente Icel, sponsor dell'Atletica Lugo fin dal 1987. Questa presentazione vuole essere un omaggio alle ragazze che hanno raggiunto un notevole risultato sia per la società sia per l'intera città di Lugo. Sì, è un doveroso omaggio per lo straordinario risultato che hanno raggiunto ed era anche un modo singolare per poter far sentire il calore e il tifo che tutta la città gli vuole dare. Fin dal 1987 contribuite a tenere viva questa realtà, promuovendo quindi anche i valori dello sport. Assolutamente sì, noi riconosciamo nell'atletica quei valori che sono anche nostri, della cooperativa, quali la lealtà, il rispetto dell'avversario e tutto quello che è necessario per poter raggiungere dei risultati, quindi il lavoro e la fatica. Riteniamo importantissimo mantenere comunque questo livello di sponsorizzazione sui giovani, perché vogliamo che questi valori qui, oltre ad essere utilizzati a livello sportivo, siano anche necessari nella loro vita quotidiana e nella loro vita lavorativa futura. Alessandro Tamburini, presidente della società atletica Lugo Icel. Risultati eccellenti che portano la squadra tra le prime in Italia, quindi grande soddisfazione per atleti, tecnici, dirigenti. Sicuramente sì, è una finale che ci guadagniamo anno per anno, perché non ci si accede tra per diritti acquisiti, ma durante ogni stagione le ragazze, i tecnici e anche le loro famiglie, perché ci sono anche loro che fanno sacrifici, si guadagnano i punteggi per accedere a queste finali che è chiusa alle 12 migliori in Italia. Quindi ci sono anche province molto più ampie di quella che può essere il comune di Lugo. La società organizza da ben 39 anni il trofeo De Giovanni per le scuole medie, è una sorta di vivaio per giovani atlete? Sì, sicuramente sì, tantissime delle nostre atlete e atleti vengono dal trofeo De Giovanni, io stesso partecipai al trofeo, quindi sì, è una stupenda manifestazione che porta al campo sportivo di Lugo quasi 1800 persone, qualche anno eravamo anche 1900 in tre giornate diverse, quindi è una stupenda manifestazione che portiamo avanti da ben 39 anni. Pasquale Montalti, assessore allo sport del Comune di Lugo. Risultati eccellenti dunque per una squadra che quindi dà lustro anche alla città di Lugo. Sicuramente la società di atletica di Lugo ha fatto una serie di interventi, una serie di gare, una serie di cose bellissime, soprattutto per la nostra città, utilizzando anche quella che è anche una struttura importante, che è il nostro stadio comunale, no? Quindi che noi poi abbiamo risistemato la pista d'atletica, la gabbia dei lanci, quindi direi che oggi come oggi l'Atletica Lugo ha veramente un impianto degno di accogliere una società con queste caratteristiche. Da sottolineare anche l'impegno dei volontari nel successo delle manifestazioni. In effetti la squadra si basa soprattutto sul volontariato, tutti i ragazzi, gli allenatori che partecipano alla realizzazione di questo progetto dell'Atletica Lughese sono effettivamente dei volontari, lavorano con un impegno, con una costanza incredibile e noi pensiamo che tutto questo impegno e tutta questa volontà che loro mettono debba essere continuamente supportato dalla nostra amministrazione proprio per ottenere dei risultati eccellenti come quelli che hanno ottenuto andando alla finale del 22-23 settembre a Pavia. E ora andiamo a conoscere le finaliste in Serie A. Sono Rebecca Scardo e vi faccio le prove multiple. Sono Katia Solaroli e faccio 1.508. Sono Marta Morara e faccio salti in alto. Sono Francesca Casperini e faccio getto del peso e lancio del disco. Sono Valentina Bianchi e faccio 100 ostacoli. Sono Martina Sartoni e faccio 100 ostacoli. Sono Clarissa Panbianco e faccio salti in lungo. Sono Alice Santi e faccio 200 metri. Sono Giorgia Bacchileghi e faccio il 3.000 siepi. Sono Greta Carnevali e faccio salto triplo. Sono Sofia Zanotti e faccio salto in lungo. Doveroso citare le due ragazze facenti parte della squadra ma assenti questa sera. Chiara Calgarini, 800 e 400 metri ad ostacoli. Chiara Balsi, marcia.